Una maglia con la manica a martello lavorata dall'alto in basso è in un certo senso imparentata con la maglia réglan. In un réglan ci sono queste quattro linee che vanno dritte dal collo verso l'ascella e la maglia cresce con due aumenti accanto a ciascuna di queste quattro linee e quindi si hanno otto aumenti ogni due ferri che equivale a quattro aumenti ogni ferro. In una maglia con la manica a martello, questa linea non è dritta ma spezzata. È divisa in tre parti che creano una forma più anatomica. La prima parte è quasi orizzontale, corre lungo la spalla. La seconda scende giù, come in una manica a giro normalissima, e la terza parte, come in un réglan, si inclina di 45 gradi e va verso l'ascella. Per creare questa linea spezzata, gli aumenti sono distribuiti diversamente. Nella prima parte si fa crescere solo il davanti e il dietro, mentre la spalletta, e con la vista dall'alto, rimane invariata. Perciò gli aumenti si dispongono solo all'esterno di questa linea e si fanno 1, 2, 3, 4 aumenti ogni ferro. Perciò quando scegliamo il tipo di aumento, invisibile o decorativo che sia, bisogna scegliere quell'aumento che si presenta bene fatto ogni ferro, perché ci sono quelli che rendono se fatti un ferro sì, un ferro no. Nella seconda parte si fa crescere la manica, la parte superiore della manica. E perciò dall'esterno questi aumenti si spostano all'interno della manica e si fanno a questo punto un ferro sì, un ferro no. Però se uno ha le braccia particolarmente robuste, nulla vieta di aumentare il numero degli aumenti. Il terzo è uguale identico al réglan, cioè si fanno due aumenti sia all'interno che all'esterno di ciascuna delle quattro linee di réglan, un ferro sì, un ferro no. È importante precisare che la lunghezza della spalletta non è uguale alla lunghezza della spalla, è sempre meno, altrimenti la spalla risulterà scesa. Mentre in un réglan fin dall'inizio dobbiamo stabilire quante maglie destinare alla manica, nella manica a martello la spalletta può essere larga a piacere, da poche maglie fino anche a una quindicina, se vogliamo lavorarci un disegno traforato o le trecce che poi possono continuare lungo tutta la parte centrale della manica. È da fare attenzione invece alla divisione delle maglie tra il davanti e il dietro nell'ottica dell'alzata del collo, ossia il collo anatomico. Sappiamo che in ogni indumento, anche quello con la scollatura dritta, la parte anteriore è sempre più bassa di quella posteriore. Dobbiamo avere un po' di tessuto in più dietro al collo, altrimenti si ha l'impressione che la maglia tiri verso dietro. E questa differenza tra il davanti e il dietro si ottiene grazie a due cose che è meglio tenere ben distinte. Una è la scollatura e l'altra è l'alzata del collo vera e propria. La scollatura in una maglia può essere lavorata a ferri accorciati, avvicinandosi sempre più alla parte centrale del davanti o in alternativa allontanandosi. Per esempio, lavoro fino a qui, poi fino a qui, poi allungo più verso il centro e ancora più vicino al centro e ancora più vicino al centro, eccetera. Oppure al contrario, mi fermo abbastanza vicino al centro, poi sempre meno, sempre meno, sempre meno. E questo ci approfondisce la scollatura, ma ai fini del calcolo della distribuzione delle maglie è ininfluente perché in ognuno di questi passaggi attraversiamo entrambe le linee della spalletta e facciamo i regolari aumenti. Il discorso cambia nell'alzata del collo vera e propria perché si lavora solo nella parte posteriore e ci si inoltra solo nella zona della spalla della manica, quindi di volta in volta si attraversa solo la linea della schiena e
e cresce solo la schiena, mentre nel frattempo il davanti è fermo. Per esempio, se voglio fare sei ferri accorciati, partirò, per esempio, il mio giro inizia da qui, quindi parto, mi fermo nel punto 1, torno indietro, mi fermo qua, 2 e 2, 3 e 3. Ogni volta che faccio un ferro accorciato, attraverso ora una, ora l'altra linea e faccio un aumento all'andata e uno al ritorno. Quindi ad ogni ferro aggiungo due maglie in più alla schiena. Se ho per esempio 80 maglie complessive e ho deciso di destinare 10 più 10 maglie alle spallette, mi rimangono 60 maglie. Se le divido in parti uguali, 30 per la schiena e 30 per il davanti. Ma se faccio subito i ferri accorciati, mi ritroverò con 42 maglie sulla schiena e ancora 30 sul davanti, e non va bene. Allora devo creare una differenza di 12 maglie, perciò aggiungo 6 maglie al davanti e sottraggo 6 maglie alla schiena. Il davanti partirà con 36 maglie e la schiena con 24 maglie. Tutti questi calcoli ci possono confondere e farci passare la voglia di fare che sia, però questo è sbagliato perché bisogna essere pronti a fare uno sforzo mentale, non è poi così difficile. Il problema più importante è che di volta in volta lavoriamo solo una parte di questa zona della spalletta e se abbiamo un disegno complicato o una treccia, questa lavorazione parziale ci può sballare il disegno o ad ogni modo non ci facilita la vita. Perciò i bravi giapponesi o in genere gli asiatici che amano molto i punti traforati complicatissimi hanno inventato l'alzata del collo giapponese, ossia il collo anatomico asiatico, che non si lavora subito dopo aver avviato le maglie per la scollatura, ma fatta la scollatura appunto eventualmente, si procede con la lavorazione dell'intero sprone e prima di dividere le maglie del corpo e delle maniche, in questa fase si lavorano alcuni ferri in più, a ferri dritti andando avanti e indietro dalla parte della schiena. Questo crea del tessuto in più e allunga la parte posteriore della manica, spingendo la parte di dietro più in alto e così in automatico si crea questa alzata del collo. E così farò in questo cardigan. Naturalmente chi vuole una maglia, chiuderà il lavoro in cerchio. Io qua l'ho lasciato aperto e ho lavorato subito la rifinitura del collo a punto bouclé. 84 maglie complessive. Ho destinato alle spallette 14 maglie ciascuna e le ho contrassegnate 14 e 14. Che partivano da qui e si può vedere che la spalletta rimane sempre uguale e gli aumenti si fanno prima e dopo questi marcapunti e le maglie restanti, quindi 84 meno 14 meno 14 ne rimanevano 56, le restanti 56 maglie le ho divise in parti uguali tra il davanti e la schiena. E ora sto andando così, facendo questi aumenti, e man mano che da questa parte si aggiungono le nuove maglie, adatto il mio disegno a punto chevron al numero di maglie che ho sul ferro e man mano che procederò il lavoro diventerà sempre più facile. Questa piccola differenza che c'è tra il dietro e il davanti è stata creata grazie ai ferri accorciati della scollatura dove mi sono inoltrata nella zona davanti andando prima fino a qua, poi fino a qua
E poi fino a qua ho fatto 6 ferri accorciati. Ho lavorato per poco meno di 9 cm facendo gli aumenti ad ogni ferro all'esterno della spalletta, cioè prima e dopo i marcapunti che la delimitano. La mia spalla è di 11 cm o poco più, però bisogna fermarsi prima. E bisogna fermarsi anche in un punto sensato rispetto al nostro punto, al nostro disegno che stiamo facendo, perché ora, quando gli aumenti passeranno all'interno della manica, il nostro punto rimarrà fermo. E mentre, per esempio, il davanti prima si allargava, adesso andrà dritto. Perciò il punto in cui interrompiamo il nostro punto, scusate il gioco di parole, deve avere un senso. Se per esempio il mio punto è composto da 14 maglie che comprendono gli aumenti e le diminuzioni, mi fermo a 8 maglie o 9 maglie in modo da poter lavorare la metà del motivo con la diminuzione e il relativo aumento. Mentre prima lungo la spalletta facevo gli aumenti decorativi descritti in un altro video che si presentavano bene correndo lungo la spalla, ora che passo all'interno della manica questo discorso decorativo non mi serve più, anzi li voglio fare invisibili, e perciò prima li facevo qua su queste due maglie che precedevano il marcapunti. Ora lavoro queste due maglie, sposto il marcapunti e qua posso fare qualunque tipo di aumento invisibile, con il gettato lavorato dopo a ritorto, oppure con l'aumento intercalato, sempre lavorato a ritorto, oppure con l'aumento ripreso, cioè lavorando la maglia sottostante, una parte della maglia sottostante quella che ho sul ferro. E visto che ho un filato molto sottile, lavorerò questo aumento a ritorto, cioè normalmente l'aumento ripreso lo lavorerei così: tiro su la mezza maglia del ferro precedente e lo lavoro. Invece, per farlo ritorto, non solo lo tiro su, ma lo giro anche e lavoro in modo che questa maglia si incroci. Dopodiché procedo con il mio punto. Ora, prima del marcapunti successivo, faccio simmetricamente un aumento ripreso e lo lavoro sempre a ritorto, quindi non tiro semplicemente su questa mezza maglia del ferro precedente, ma mentre la metto sul ferro sinistro la giro e la lavoro a ritorto. Ho comunque un video a parte dedicato agli aumenti ripresi. Di solito non c'è bisogno di lavorarli a ritorto, sono invisibili già di per sé, e che questo mio filato sottilissimo mi lascia comunque un po' di fori tra le maglie in più, perciò preferisco la versione ritorta. E continuo a lavorare la parte della schiena sempre come richiede il mio punto. Lavorata la schiena, arrivo all'altra spalla dove trovo i miei due marcapunti, e anche qua, come dall'altra parte, mentre prima facevo gli aumenti prima e dopo, ora li faccio dopo e prima. Quindi sposto il marcapunti, faccio un aumento da questa parte. Lavoro la mia spalletta, quella che era la mia spalletta. Ecco, ho finito il mio motivo di 14 maglie. Ora aggiungo una maglia, faccio un aumento, e a questo punto le maglie della
ex spalla, che ora diventa il colmo della manica, sono diventate non più 14 ma 16. Quindi posso decidere se continuare a lavorare solo il motivo centrale, così rimarrà questo disegno particolare solo nella parte centrale della manica, e a quel punto posso mettere altri marcapunti. Anzi, metto i marcapunti così si vede meglio. Questi due marcapunti mi delimitano la mia fascia decorativa che correrà lungo la parte centrale della manica. E tra questo marcapunti e questi si inseriranno sempre più maglie, si allargherà. E posso decidere se queste nuove maglie includerle man mano nel punto centrale oppure continuare a lavorarle per esempio a maglia rasata in modo da avere la manica a maglia rasata con questo motivo centrale. E opto per questa soluzione. Avrò questa fascia solo nella parte centrale e queste maglie che man mano aumentano diventeranno maglie diritte. E continuo a lavorare la parte del davanti. Poi, fatto un ferro o un giro senza nessun aumento, mi ritrovo di nuovo nella posizione di prima. Ho lavorato la parte del davanti, sono arrivata al marcapunti che delimitava la spalletta e faccio un altro aumento subito dopo questo marcapunti. E così al colmo della manica si è aggiunta un'altra maglia. Ho e così faccio anche dall'altra parte. Se abbiamo delimitato il motivo centrale decorativo con dei marcapunti, è importante ricordarsi che gli aumenti li facciamo subito dopo. E subito prima i marcapunti esterni, quelli che prima delimitavano la spalletta, perché questi stanno solo a segnare lo spazio su cui devo lavorare il motivo decorativo. E procedo così facendo questi aumenti, un ferro sì o un giro sì e un giro no, cioè ogni due ferri all'interno di questi marcapunti. Una considerazione importante a proposito della spalla e del colmo della manica. Come già detto, il primo terzo non corrisponde all'intera larghezza della spalla, ma a 2/3 e 3/4, perché se lavoriamo la spalla per intero, la linea di scalfo si sposta troppo fuori, cominciamo a fare gli aumenti per la manica troppo tardi e la manica rimarrà troppo stretta e il davanti e la schiena troppo larghi. Quando passiamo con gli aumenti all'interno della manica, comincia a formarsi questo, che se lo confrontiamo con un cartamodello sartoriale, corrisponde proprio al colmo della manica e poi alla linea di scalfo che scende giù. E qua avevo detto che la larghezza della spalletta può essere a piacere, a seconda del motivo decorativo che ci vogliamo lavorare. Però, come si può vedere, questa larghezza nella parte superiore della manica è sempre una determinata larghezza. Non possiamo partire da questa larghezza perché la nostra manica in questo modo risulterebbe troppo stretta se scendiamo poi giù così. E allora, quando passiamo a questi aumenti all'interno della manica, se la nostra spalletta è troppo stretta, la mia è giusta. La mia è di 5 centimetri e mezzo, quasi 6. Ma se l'avessi stretta così, potrei agire in due modi. Uno, avrei potuto spostare i marcapunti verso fuori, lasciandoli alla larghezza giusta che corrisponde alla larghezza standard che si ha in questo punto. Una seconda soluzione è fare gli aumenti in questa prima fase non
un ferro sì, un ferro no, cioè non ogni due ferri, ma ad ogni ferro. E così questa parte superiore si allargherà più in fretta. Lavorati un po' di ferri, vediamo che si inseriscono sempre più maglie tra quella che era la spalletta e il davanti da una parte e la schiena dall'altra, idem dall'altro lato. Questi marcapunti erano partiti da qui, hanno viaggiato per dritto senza che variasse questo tratto fino a qui e adesso è proprio questo tratto che sta crescendo e comincia già ad assomigliare al colmo di una manica a giro. Mentre queste linee contrassegnate dai marcapunti cominciano ad andare giù dritte come nello scalfo di una manica a giro. Completato anche il secondo terzo, comincio a fare gli aumenti da entrambi i lati di questa linea. Prima e dopo i miei marcapunti. Li farò sempre invisibili, sempre estraendo la nuova maglia dalla metà destra o sinistra della maglia del ferro precedente, ma mi conviene inserire una maglia in mezzo, come se fosse una sorta di linea di reglan. Quindi, mentre prima stavo facendo gli aumenti solo dopo il marcapunti, adesso lo faccio prima, lavoro la linea di reglan semplicemente a diritto e faccio l'aumento dopo il marcapunti e così lungo tutte e quattro le linee. Logicamente fatta la manica, dall'altra parte faccio l'operazione simmetrica, arrivo fino al marcapunti, faccio l'aumento subito prima. Poi lavoro a diritto quella che mi fungerà da linea di reglan e subito dopo faccio l'aumento dalla parte della schiena. Poi lavoro la schiena, arrivo all'altra manica e anche qua faccio un aumento, la linea di reglan, l'altro aumento e poi aumento. Linee di reglan e l'altro aumento e vado avanti così facendo questi aumenti ogni due ferri, un giro sì, un giro no, un ferro sì o un ferro no. Dunque, con gli aumenti da entrambi i lati di questa che assomiglia ad una linea di reglan, sono arrivata ad una lunghezza complessiva di 24 centimetri. Si vede che l'ultima parte è più corta delle altre due. Io sono bassina e ho le spalle larghe. Perché in teoria questa linea si divide in tre parti uguali, ma dipende dal fisico. Una persona alta e magra avrà il tratto centrale più lungo. Ad ogni modo, nel dubbio è sempre meglio non esagerare con la lunghezza della spalla, perché anche se la facessimo troppo corta, l'unico problema sarebbe quello di avere lo scalfo più profondo, ma potremmo sempre completarlo grazie alla terza parte. Se invece la spalla è troppo lunga in partenza, faremo fatica a rimediare. Un altro accorgimento in questa fase è che mentre ci avviciniamo alla fine di questa lavorazione, controlliamo il numero delle maglie. Il totale delle maglie del davanti più la schiena più le maglie che abbiamo programmato per il sottomanica, che avvieremo dopo, deve corrispondere alla circonferenza del torace. Le maglie della spalla più le future maglie del sottomanica alla circonferenza del braccio. Anche qua, se ci accorgiamo che le maglie sono troppe o troppo poche, possiamo rimediare in due modi. Il primo, agire sul numero delle maglie del sottomanica. Se ci manca per esempio un centimetro, 2 centimetri, possiamo sempre aggiungerli alle maglie che avvieremo per il sottomanica. O viceversa, se le maglie sono un po' troppe, possiamo fare i sottomanica più stretti. Se questa differenza aumenta, può essere utile aggiungere qualche maglia in più, se sono poche, mentre stiamo lavorando questa parte, o viceversa. Evitare qualche aumento se ci accorgiamo che le maglie sono un po' troppe.